so glad to see so many of you. Quando per favore, quando per favore, perciò sei figlio un gatto in cagnolino, provi dammi un aiutino di signore, è molto istante. Verivia. Alla Tito! Oh, a Roma uno verivia, eh? Che te ero del culo se verivia. Ma no, questa è carina, dammi l'aiutino, Dominica Inn, veramente era giurassica questa. Ma noi facciamo anche dell'ironia, scusate, ma i formellentiani, si ricordano, bella definizione, si ricordano quando Signori vinse la classifica canoniere con 26 gol e 17 rigori tirati, sono proprio ridicoli. Forza Roma, giro 69 a Max, ma fondamentalmente, a noi di quello che gli dicono i lanziali, ma che ce frega, gli è rimasto sì da parlare. 5 derby persi, ma Porelli si devono sfogare in qualche modo. Poi dice che sono straniti, che volemo via Pastore perché poi gli rimangono le pecore da sole. E il pirata. È carino, questa fa ridere, ve lo so perché. Sentiamo chi c'è, dai, pronto? Buonasera, sono Massimo. Ciao Massimo, buonasera, io sono Max. Buonasera ragazzi, volevo farvi una domanda, volevo sapere se eravate d'accordo. Io ci avrei una previsione per lei dalla fine del campionato. Sì. Ed è questa qui. Roma quarta in Champions, sì. Juventus quinta, Udinese sesta e la Lazio settima fuori da tutto, magari mercoledì vanno a giocare a Bocce, giocano a Briscola e sarebbe secondo me un campionato che comunque alla fine ci saremmo salvati, avremmo fatto la Champions, avremmo eliminato la Lazio delle competizioni europee e avremmo vinto i due derby. Sono d'accordo con te, non mi entusiasmo per questo, rispondimi su Boriello, lo tratteniamo o no Marco Boriello? Sì, certo, sono d'accordo, certo. Dai, grazie, allora... Sì, rigore pure, va bene, rigore per Boriello, no, 3-2-0, 40-50, 500, no, voglio veramente magari una risposta importante da parte dei tifosi romanisti su Marco Boriello che ultimamente così è scemato nell'immaginario collettivo. Caro Max, non sei una persona leale per dire che la Lazio è stata favorita, mi auguro che stai scherzando. No, io ho detto altro, che siete stati in alcune circostanze sicuramente sfavoriti, ma in altre, ho ricordato quanto detto in apertura, avete avuto anche voi dei vantaggi, 12 punti in più. E questo, relata Refero, quanto ho letto quest'oggi, appunto, da un dossier dettagliato. A voi il pianto è servito per trovare uno che ve comprava, nessuno ha pianto. Buonasera, una domanda semplice, come mai ci sono più contrapposizioni tra commentatori opinionisti e opinionisti, ma che tra questi ultimi della Formellese, Enzo, non domandarla a me, perché io, guarda, raramente metto il naso nelle vicende altrui, è da anni che faccio la mia trasmissione al pomeriggio, non mi sono mai coperto nessuno, ho risposto semmai a personaggi che ciclicamente così facevano sempre apprezzamenti, per così dire, sul nostro conto. Andiamo a sentire subito che c'è, prima però ricordiamo appunto questa settimana ed esclusivamente per questa settimana un'offerta incredibile. 70 metri quadri con un balcone di 33 metri quadri, primo piano, trilocale, salone, angolo cottura, due camere da letto, servizi, ampio balcone, da euro 269.000 a euro 245.000, compreso posto auto scoperto, senza costi intermediazione, minimo contante. Ricordiamo anche l'ufficio vendite in via Francesco Caltagirone numero 243, il telefono 06 22 53 294. Ma è carina quella, dammi l'aiutino, dai, la recuperi e poi la rimandiamo perché noi facciamo dell'autoironia. Se sentiamo chi c'è, dai, pronto? Se Gianni Esner la pronto? Parola aiutino rimarrebbe inorridito, non gli piaceva Gianni, come, un momentino, sì, buonasera, buonasera. Buonasera. Sì. Ciao. Max. Proprio lui, buonasera. Sei Max? È pare di sì. Io sono Guglielmo. Oh, ciao. E io Max. Sono Max. Il nome? Ciao, io sono Roberto. Roberto di Passo Max. Sì, ciao. Ciao. Senti, ti voglio dire una cosa piccola, ma perché dici che tu sei amico di Guido? Perché? Però non mi attaccare come hai fatto l'altro. No, io sono amico di Guido. Perché? No. Ma io sono andato a pranzo con Guido oggi. No, non solo per quello, vorrà dire altre cose. No, nel senso... lui. Sì, perché c'è un'aria per pagare il pranzo. Non fa lo spiritoso, Ma io faccio quello che mi pare. Io sono amico di Guido perché poi abbiamo condiviso diverse parentesi radiofoniche insieme in altri emittenti, perché ci siamo sempre stimati reciprocamente. Dice Max allora, che è remo, non si è mai sentito. Vabbè, ci fate parlare pure a noi? Quanti siete? Ho capito, ma se mi fai una domanda... io devo rispondere, non attaccare però, eh. Ah, che c'hai, fissa? Esci educato. Lo sai perché? Sì. Se tu c'hai il coraggio, da Dio non faccio a Guido che sei un amico, sì. Ma io ti in faccia, ma guarda, non dietro le quinte. Mac, che rispondi. Che sei un buffone. Hai capito? A maschio, dai!
su. A macchie, sì. No, perché magari segnate il numero dell'amico. No, ma che c'è fuori? Mani di Oda. Pensa a questo stasera quando torna a casa. Dinanzi alla famiglia, no, tutto apparecchiato. Lo sai allora, che ho fatto oggi? Sai che ho fatto? Prima mi sono chiamato, l'ho chiamato e poi mi ha detto a buffone. Bene, ma poco ho fatto. Ho attaccato il telefono. E allora, è già la moglie. Sarà un microfallico, credo, non lo so. Perché? Andiamo a leggere qualche messaggio. Laziale sente del male, olè Claudio. Poi buonasera, una domanda semplice. Come mai non ci sono? Sì, già abbiamo risposto. Carissimo Max e Guglielmo, no, non mi va di rispondere a questa domanda. Max, questa Roma sta facendo miracoli con la condizione non ottimale fatta da un verduraio, fatta da Spalletti, questa Roma volava. Più comprensione. Mastro Lì, io ti ricordo che con Spalletti, nella sua ultima stagione, la Roma è stata a lungo a metà classifica, aveva iniziato nel peggiore dei modi anche la stagione di cui poi si rese protagonista Ranieri sulla panchina giallorossa. Come vedi, anche con Spalletti poi andammo incontro sempre, no, a questo tipo di problematiche. È assolutamente ciclico questo tipo di problematiche, e io ricordo benissimo che quando è arrivato Ranieri sulla panchina della Roma si parlò chiaramente di un recupero della preparazione fisica che era stata male gestita dalla precedente gestione tecnica, e dunque dopo due giornate di campionato, alla prima pausa, perché poi la Roma non ha cominciato subito a correre con Ranieri, ma alla prima pausa del campionato c'è stato questo richiamo di preparazione e tutti a elogiare Capanna, preparatore atletico di Ranieri, che è riuscito a recuperare la preparazione fisica con questo richiamo di preparazione. L'anno dopo Capanna è diventato un incapace, Ranieri è diventato la fonte di tutti i mali, e ragazzi è così. Però posso dire una cosa, e con Capanna c'era più feeling. Sono due cuori, no? Dai. Boriello, lo devi pagare, non è della Roma, come date a sapere tutte queste cose di un'eventuale nuova società? Siete molto informati, fantasia esagerata. Tu ce n'hai talmente tanta di fantasia che neanche di firmi. Boriello, io lo vorrei trattenere a Roma. Tra l'altro noi facciamo dei sondaggi molto democratici, perché chi la pensa come me può inviare il suo pensiero. Certo. Chi la pensa come Guglielmo non è inutile fare, che lo invii, perché può risparmiare anche 20 centesimi. Certo. E a tal proposito 320 40 50 500, domani ci torniamo su Boriello, ma anche adesso. Per me i sostituti sono Brighi, Simplicio, Rosi, Alto in porta, Giulio Sergio, e battiamo pure il Milan. Io me lo auguro, tranquillo. La partita con il Milan, Riado Tronco, Boriello deve restare a Roma, e Buffon a Torino. Dello scambio Vucinic e Quagliarella non se ne può più parlare, se non ci possiamo mettere un anello al naso. Gian, tu sei messo l'anello al naso? Allora, io parto dal presupposto che lo scambio penso che si possa fare, poi ognuno è libero di interpretare il calcio come meglio crede, ma dire che Quagliarella e Buffon sono due giocatori non di valore significa ignorare la verità. Se la Juventus ha avuto dei problemi quest'anno, per quanto Storari abbia fatto anche bene sporadicamente, è proprio perché non ha avuto il miglior portiere del mondo, perché non ha avuto Quagliarella, che è un attaccante che all'inizio del campionato gli ha fatto 9 gol alla Juve. Però torniamo con le dirette, intanto leggiamo questo messaggio che è molto bello, la voce di Maccheroni è uguale a quella del grande Francesco Campanella, grande giornalista. Grande, poi ho avuto la fortuna di lavorare con Francesco Campanella, con questa sigla che gli mettevamo in radio, una canzone di Branduardi, sei cresciuto nei vicoli scuri, sei diventato forte. Era una canzone. Mi piaceva tantissimo. Mi piaceva tantissimo. No, Francesco Campanella è stato veramente un grande giornalista, ma prima di essere tale è stato un grandissimo tifoso romanista. Dico solo una cosa, vorrei 11 Totti e non intendo per la classe, sarebbe impossibile, ma magari avessero tutti la sua voglia di vincere e darsi da fare del capitano, ora non saremmo infognati per la lotta per il quarto posto. Max 70, è la cosa che più ci deve così solleticare la fantasia, che sto ragazzo c'ha voglia di vincere, c'ha voglia di raggiungere i record, speriamo che questi record diventano quanto prima funzionali anche alla causa, quindi al raggiungimento di obiettivi importanti, ma se non lo sono stati la colpa non è di certo sua. Ecco perché ieri ho cominciato ad esortare la futura proprietà al grido di, e può sembrare limitativo ma non lo è, per i prossimi due anni rimarrà il più forte calciatore che abbiamo in rosa, costruitegli intorno una squadra vincente. Secondo me sarebbe un errore grossolano cedere Marco Boriello. Ma pensa alle curiosità della vita, guarda, non succede mai, Max, un noto quotidiano sportivo della capitale, due giorni dopo il nostro input, l'input di 1927, costruiamo intorno a Totti nei prossimi due anni una grande Roma, che t'ha intitolato in prima pagina? Una grande Roma intorno a Totti per il futuro. Ma pensa, ma non è che ci sente qualcuno? No, secondo no, te pare. Ho preso gli ultimi biglietti per i distinti sud e si prevede il tutto esaurito. Comunque dai Roma, dai, e Fabio da Latina. Oh, ma sto blitz quotidiano ha fatto lo schifo oggi, vabbè. Non la nostra, ha avuto delle agevolazioni
non da poco. Ma guarda, quello secondo me non è neanche odio, quella è la dialettica che ci deve stare, no? Tra due fazioni contrapposte. L'importante è che poi non si arrivi a delle esazioni dialettiche. Esatto, tutto qua. È quello, perché dopo. Vabbè, ma, ma chi è che arriva a fare questo? Un idiota che non ha argomenti per scherzare. Perché intanto staremo a parlare sicuramente di un semi analfabeta, ma uno che evidentemente non sa, no, come prendere la vita, tutto qua, dai. Va bene, ti ringrazio. Ciao, buon pomeriggio, salti mortali per avere un vero centravanti e ora che l'abbiamo si deve sacrificare o vendere perché Totti vuole o può giocare solo come prima punta. Post scrittum come Max, si parla di Totti non sempre in legge, ma questa è brutta. Questa è brutta, fatta. L'ho letto il messaggio. Io non ho mai censurato nessuno, ho solamente censurato le idiozie di Totti, però parlarne male in questo momento mi sembra strumentale. È il più forte calciatore che c'è in rosa, è quello che ti ha salvato, ecco, dall'anonimato di un campionato che non ci avrebbe regalato altresì nessuna emozione, e tu punti l'indice contro il capitano, mi sembra che sia un po' pretestuoso. Pensate che sia Totti a mettere Borriello in panchina. Poi a noi l'abbiamo criticato quando abbiamo ritenuto giusto farlo, quindi hai sbagliato proprio contenitore, guarda, qui nessuno è schiavo di nessuno, non ci serve la pacca sulle spalle, o il sorriso, l'ammiccamento, il mix zone come fanno i servi sciocchi, quelli che non hanno mai avuto, ecco, quel carattere, quel temperamento che poi li fa trascinare con un microfono dinanzi. C'è reciproco rispetto con Francesco Totti, questo Francesco lo sa, e se in futuro, come non sta accadendo in questo momento fortunatamente, Francesco tornerà ad essere oggetto delle nostre critiche costruttive, le faremo sempre molto serenamente. Tutto qua. Altrove trovi schiavi e servi della comunicazione romana. Sentiamo chi c'è, dai, pronto? Pronto, sono Mario. Mario, buonasera. Mario de Trastevere. Grande Mario de Trastevere, guarda. Senti, io puoi mandare questa a tutti i rilaziali. Buono però, senti, Mariuccio, senti. Me la raccomando. No, senti. Vai. Roma che è la più bella, e Roma che è la più bella, sei del mondo. Ma guarda che aspetta un attimo, sei bravissimo, ma prosegui. Piace. Io sono un parente di Capannelle. Ah, bello di casa, senti Mario, ma la puoi cantare perché te la registriamo. Dai, aspetta, ha scatenato praticamente. No, ecco. A grande, a rota l'ugola, sei pronto? Sì. Vai, al 3, registra che è bella. 1, 2, 3. Roma che è la più bella. E Roma che è la più bella, sei del mondo. Io verso so sornello, io verso so sornello e te romano. Sono un po' intrippato perché sto seduto in macchina. Se c'avevo la voce tua, stava a Trastevere a cantare la sera con la chitarrina. Comunque, Sergio, io questi mi posso più sentire tra i razziali, gli interisti, mi posso più sentire. Grande Mariuccio di Trastevere, ti voglio bene anche se non ti conosco. Senta, scusi, signor, gli dica agli razziali che loro non dovrebbero proprio parlare, se dovrebbero vergognare quello che hanno fatto l'altro anno. Ma l'ha detto anche Guido che è una vergogna. Grande Mariuccio, a presto, grazie. Ciao, Borriello Blavezzi, subito. Due grandi calciatori, fammici pensare. Blavezzi. Max, siete troppo forti a ascoltarvi, è sempre un piacere. Jacopo, grazie. Ciao Max, Jacopo. Ritieni Borriello decisivo forse per un terzo del torneo, non di più, mica. E te credo, per gli altri Terzi l'ha giocato, quindi. No, prima di finire in panchina anche sotto l'egida di Ranieri, con Ranieri ha fatto 10 gol, poi sempre con Ranieri ha cominciato a scalpitare, voleva il posto, l'ultima battuta di Ranieri prima di andarsene, una delle ultime è stato Borriello dice di aver fatto 25.000 gol, a me mi pare che non ha mai strusciata in questa partita, è una delle ultime gare di Ranieri. Sì, Borriello sì, ben 53, Max ti confesso che sono di pura razza burina, bello però, ti sento spesso, so depresso e mi fai risparambia a mezza boccia di ansiolitico. Ciao Dino, grazie. Grazie Dino. Ciao grandi, io terrei Borriello anche la prossima stagione, che ne pensate per Roma-Milan? Asfaltiamoli. Certo, Roma-Milan è la partita di Borriello. Sì, classico gol dell'ex, lo aspettiamo. L'hai registrato, è bellissimo. Poi intonato, poi detrás di te, non lo so. Roma quanto sei bella. Mi ispira. 320 40 50 500 per chi vuole Mario quanto prima al mio fianco al posto di Guglielmo Timpano. Voto sì.